L'obiettivo del seminario è quello di arrivare a una pubblicazione che faccia centro su due temi, cioè il tema della merce e del denaro in mare. E questo perché? Perché si tratta non solo di quelle che Marx chiama le forme elementari del capitale, quindi qualche cosa attraverso cui tu vedi la struttura generale del capitale, ma anche perché ci consente di capire meglio il rapporto che Marx ha con Hegel da un lato e con Ricardo dall'altro, nel senso che sul piano della trattazione della moneta ci sono delle divergenze tra Marx e Ricardo importanti, mentre è, diciamo così, ricardiano Marx quando sottolinea molto la necessità di una conoscenza determinata, puntuale e non generica, insomma, non filosofica, diciamo, ma empiricamente fondata. D'altra parte la presenza di Hegel è assolutamente massiccia, e senza Hegel non si capisce assolutamente nulla del nostro amico. Allora, questa pubblicazione vorrebbe essere un libretto, cioè qualche cosa che non spaventi per ampiezza il lettore, rivolto a gente come noi, quindi diciamo ai militanti, diciamo così, no? E non presenterà firme, ma sarà aperto da questo. Il collettivo di formazione marxista e la sezione romana del Partito per l'Alternativa Comunista presentano il libro e vi sono indicati i nomi delle persone, delle due organizzazioni che hanno partecipato alla cosa, però nessun articolo avrà il suo nome. Questo noi viviamo in una società borghese in cui è inutile nasconderlo, il personalismo è forte, e siccome poi non tutti potranno scrivere, evidentemente perché siamo troppi, se non mi viene un'enciclopedia, allora quell'escluso, perché è escluso? Gli capita di essere escluso, insomma, no? E allora può essere antipatico che non compaia il suo nome mentre compare quell'altro, no? E poi perché, per una ragione più di fondo, l'operazione è un'operazione collettiva, nel senso che quello che arriviamo a scrivere è il frutto di un lavoro non solo di lettura ma di dibattito continuo e quindi di formazione di un punto di vista sostanzialmente unitario che si esprime. E questo perché è necessario? Tornando lì al teatro, anche al teatro l'attore faceva Marx più volte ha sottolineato come i marxisti poi molte volte hanno falsificato e tradito il testo di Marx, mentre noi lavoriamo direttamente sul testo tedesco, su alcune traduzioni controllate sul testo tedesco, e quindi cerchiamo di offrire delle pagine il più possibile corrette.
veramente filologicamente, scientificamente. Ovviamente abbiamo ripartito dei compiti dai vari compagni e tutto sommato la ragione d'esistenza del collettivo è questa. Per esempio, un'altra iniziativa da prendere, riusciremo non a fare un dibattito, sarà quella di chiarire che cosa vuol dire governo sovietico secondo Lenin e che cosa è successo storicamente, al contrario di quello che diceva Lenin. Però qui è molto importante, c'è un anello intermedio pochissimo conosciuto, e cioè l'ultimo intervento che Lenin fa a un congresso del Partito Sovietico, in cui Lenin indica esattamente quali sono i pericoli a cui sta andando incontro lo Stato Sovietico. Dice addirittura questo: è possibile che noi, credendo di guidare la macchina verso il socialismo, in realtà reinstauriamo il capitalismo, questo per il peso della burocrazia, per una serie di ragioni. Per cui allora, la degenerazione non nasce improvvisa, ma nasce collegata a una serie di fattori che Lenin aveva già individuato e contro cui, questo è fondamentale, Lenin poneva due antipodi. Due? Antitodi. Rivoluzione internazionale e controllo operaio. Tutte le istituzioni dello Stato sovietico, tutte, lo stesso Stato, erano sottoposte a organismi di lavoratori che dovevano controllare la regolarità dei lavori, lavoratori ovviamente armati, così come la borghesia si arma con il suo esercito e la sua polizia, qui hai l'armamento degli operai, dei lavoratori, i quali controllano l'operato degli organi dello Stato. E tenete presente il piccolo particolare che Lenin immaginava un congresso annuale del partito, un congresso annuale e la possibilità di congressi eccezionali. Nell'epoca staliniana si hanno alcuni decenni senza congressi. E se vogliamo dirla tutta, voi sapete che Chavez ha fatto la nuova costituzione venezuelana, nel senso che l'ha fatta proprio lui, l'ha scritta lui, e però ci sono stati anche degli emendamenti scritti da Chavez. Quindi voi capite che è un clima diverso da quello leninista. Quel protagonismo operaio, il controllo operaio, il fatto che il vertice sia sottoposto continuamente allo sguardo dell'operaio che è armato, è come a Cuba, che in ogni quartiere c'è un deposito delle armi in caso di invasione. Gli abitanti del quartiere sanno dove sta questo deposito. Dove adesso? A Cuba. Bene. Questo potrebbe essere un ottimo argomento successivo, in certo senso, no? Comunque, questo è il tipo di attività, e quindi noi come collettivo, ovviamente il partito ovviamente è un'attività di partito che è cosa più ampia, eccetera, ma noi come collettivo